Presentazione questa mattina per la 56esima edizione dell'Alghero Scala Piccada. Siamo qui a Sassari, negli uffici dell'ACI, con il presidente. Un'occasione bellissima quando una gara torna sull'asfalto. Sì, vi ringrazio della presenza, di essere venuti stamattina perché ho voluto fortemente questa presentazione 3 mesi prima dell'evento. L'ho voluta fare qui nella sede dell'Automobile Club che abbiamo rinnovato, abbiamo aperto al pubblico perché è giusto che i soci e gli appassionati possano venire qui all'Automobile Club e trovare le porte aperte, trovare un ambiente accogliente e che possa offrire dei servizi che sono nell'oggetto istituzionale dell'ACI. Gara presentata qui a Sassari, però avete annunciato ovviamente che Alghero sarà grande protagonista e tutte le persone portatrici di buone idee sono benvenute. Sì, allora la presentazione l'abbiamo fatta oggi qui in ACI per i motivi che dicevo prima, però abbiamo 3 mesi di tempo per lavorare, per riuscire a creare quel fascino che la Scala Piccada ha avuto negli anni. E quell'appeal con il pubblico, con tutti gli spettatori, con i partecipanti, con le istituzioni, e abbiamo bisogno di tempo. E quindi ho preferito anticipare di 3 mesi la data da 3 mesi dall'evento, la presentazione, in maniera tale che instauriamo subito un gruppo di lavoro aperto a tutti, e colgo l'occasione appunto per invitare tutti gli appassionati o coloro che vorranno fare qualcosa, che vorranno proporre delle iniziative nella giornata di mercoledì 2 agosto presso la sala della Fondazione Meta a Lucco Alte ad Alghero. In quell'occasione saremo lì per ascoltare, per accettare e accogliere proposte che possano servire a far crescere l'evento, a far crescere la manifestazione perché è un patrimonio degli algheresi, un patrimonio dei sardi e un patrimonio di tutti gli sportivi. Una presentazione non a caso nel segno e nel nome del Marchese di Suni. Sì, il Marchese di Suni assolutamente è stato l'ideatore della Alghero Scala Piccada, non a caso la conferenza è stata fatta nella sala di Suni e quindi dobbiamo riportare assolutamente con l'impegno di tutti la popolarità che aveva l'Alghero Scala Piccada e per questo penso che c'è bisogno veramente della passione e della voglia di crescere di tutti gli appassionati. Noi come Automobile Club mettiamo in campo le risorse della nostra commissione sportiva che dalla settimana prossima si adopererà per realizzare al meglio l'evento e quindi la parte sportiva in merito alla sicurezza del percorso. Abbiamo avuto il sopralluogo da parte del tecnico incaricato di ACI che ha confermato l'allungamento, perché una delle novità di quest'anno sarà l'allungamento del percorso a 6 km e mezzo circa, e portiamo le auto anziché lungo il percorso, le portiamo dentro la città. Quindi faremo i box in prossimità del Viale della Resistenza di Via Giovanni XXIII per dare la possibilità a tutti i ragazzi, gli appassionati, a chi vuole di andare a vedere le auto e di partecipare attivamente all'evento. E istituiremo un servizio navetta che quindi potrà portare gli appassionati nelle curve dedicate e creeremo poi una guida spettatori, un po' come si fa nel Mondiale Rally, che c'è una guida spettatori, noi la vogliamo creare per la Scala Piccada, quindi per dare la possibilità a tutti gli appassionati di accorrere, di potersi recare nelle curve più spettacolari con un servizio navetta o in occasione appunto dei giorni di gara ci saranno istituiti dei punti di ristoro e di punti di accoglienza in quelle curve. Abbiamo parlato di automobili, quest'anno cronoscalata, auto moderne e auto storiche. Sì, la manifestazione è scritta a calendario come auto moderne e quindi darà la possibilità a tutti i possessori di autovetture in regola con i regolamenti ACI di partecipare e i possessori di auto storiche, quindi daremo la possibilità agli appassionati di varie età di vedere le auto del loro tempo. Quindi le auto storiche sono comunque un indotto importante dove noi vogliamo attingere, vogliamo far sì che la gara prenda piede anche dal punto di vista delle auto storiche, perché ci sono delle gare in Italia che contano ai nastri di partenza oltre 200 partecipanti solo di auto storiche. Quindi noi dobbiamo riuscire a catalizzare la nostra attenzione su tutti, quindi sia sulle moderne che sulle storiche, ma la novità di quest'anno è che la gara sarà campionato italiano energie alternative, quindi parteciperanno
delle auto elettriche e quindi per noi è una novità per la Sardegna, ma è una novità anche per l'Italia perché è il primo anno che si svolge il campionato italiano di energie alternative. Grazie al presidente della commissione, l'avvocato Pelillo, abbiamo ottenuto questo riconoscimento, quindi l'investimento che faci sul futuro e sulle energie alternative, sulle auto elettriche è importante e noi vogliamo essere al passo con l'Automobile Club. È una mano tesa anche con una certa parte di ambientalisti che, quando ci sono le gare, parlano subito di emissioni e di inquinamenti vari. Assolutamente sì, abbiamo un accordo col Parco di Porto Conte come Automobile Club per adottare una porzione di foresta. Adottare significa pulirla in accordo con appunto col parco, finanzieremo noi questa pulizia e questo fa parte di un progetto che è iniziato con Rally d'Italia e proseguirà per la Scala Piccada e faremo degli incontri con gli studenti, con i ragazzi per insegnargli l'educazione ambientale e l'educazione stradale in accordo col parco. Educazione stradale che vuol dire anche per i bambini educazione pedonale, quindi per come comportarsi negli attraversamenti, per come comportarsi camminando in città. O per come utilizzare le biciclette anche. E come utilizzare le biciclette, che anche lì è un argomento importante, dove l'Automobile Club ha in programma diverse iniziative per sensibilizzare i ragazzi appunto all'utilizzo in maniera oculata, in maniera responsabile della bicicletta. Allora, non ci resta altro da fare se non invitare tutti gli appassionati agli incontri e poi alla gara. Assolutamente sì, aspetto tutti quanti vorranno partecipare, aderire e darci una mano nella giornata di mercoledì 2 agosto presso la sede della Fondazione Meta a Luco Altè.